Pace del Signore, fratelli e sorelle e amici, voglio condividervi una mia meditazione dal Salmo 41, a cui ho messo come titolo Dio benedice chi benedice il povero. Gloria a Dio. Vogliamo leggere il Salmo. Per il capo dei musici, Salmo di Davide. Beato colui che si dà pensiero del povero. Nel giorno della sventura il Signore lo libererà, il Signore lo guarderà e lo manterrà in vita. Egli sarà reso felice sulla terra, e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. L'Eterno lo sosterrà quando sarà nel letto della infermità. Tu trasformerai interamente il suo letto di malattia. Io ho detto, o Eterno, abbi pietà di me, sana l'anima mia, perché ho peccato contro a te. I miei nemici mi augurano del male, dicendo, quando morrà e quando perirà il suo nome? E se uno di loro viene a vedermi, parla con menzogna. Il suo cuore intanto ammassa iniquità dentro di sé, appena uscito egli parla. Tutti quelli che mi odiano bisbigliano fra loro contro a me macchinano del male. Un male incurabile, essi dicono, gli si è attaccato addosso, ed ora che giace non si rileverà mai più. Perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro a me. Ma tu, o Signore, abbi pietà di me e rialzami, ed io renderò loro quel che si meritano. Da questo io riconoscerò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà di me. Quanto a me, tu mi sostieni nella mia integrità e mi stabilisci nel tuo cospetto in perpetuo. Sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, di secolo in secolo. Amen. Amen. Gloria a Dio. Questo salmo composto da Davide, è vero, ci rivela che c'è una grande benedizione da parte di Dio su colui che si prende cura del povero. Questo credo può riguardare sia una singola persona che una collettività, quindi una nazione, una chiesa, una comunità. Gloria a Dio. Davide in questo salmo ci mostra alcune benedizioni che sono riservate a chi viene in soccorso dei poveri. Una prima benedizione è liberazione nel giorno dell'avversità. Seconda benedizione, protezione dai pericoli di morte. Terza benedizione, liberazione dai nemici. Quarta benedizione, sostegno in tempo di malattia. Gloria a Dio. Vediamo dall'ultimo verso del Salmo 40 che possiamo intendere che Davide, almeno in questo tempo della sua vita, considerava se stesso tra i poveri e i bisognosi. Infatti, se leggiamo il verso 17, l'ultimo verso del Salmo 40, egli dice, quanto a me sono misero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Gloria a Dio, gloria al Signore. E anche qui nel Salmo 41, al verso 4, Davide dice al Signore, abbi pietà di me, e guarisci la mia anima, perché ho peccato contro di te. Gloria a Dio. Una conseguenza del peccato, è vero, è che l'anima si ammala. Davide soffre di una malattia oggi molto diffusa. Qual è questa malattia? La depressione.
La depressione è una malattia, è vero, che colpisce l'anima e si ripercuote nel corpo. Essa, essendo una conseguenza del peccato, porta uno squilibrio interiore nell'essere umano, che viene ad essere colpito da tanti problemi psicopatologici. Davide quindi è malato nello spirito, nell'anima e nel corpo, ma i suoi nemici, è vero, vediamo, sono senza pietà, bisbigliando lo vanno sparlando e tramando il male contro di lui gli augurano la morte. Molti falsi amici lo vanno a visitare, essi davanti gli fanno una faccia, ma di dietro, quando escono, gliene fanno un'altra, raccontando in giro falsità e malignità sul suo conto. Gloria a Dio, quindi possiamo immaginarci lo stato d'animo di Davide, così depresso. Al verso 9 vediamo però anche in questo salmo Davide ha delle rivelazioni profetiche riguardanti Gesù. Davide in questo verso 9 parla di un suo intimo amico sul quale, è vero, faceva molto affidamento, del quale mai si sarebbe aspettato un suo voltafaccia. Questo amico mangiava sul suo stesso piatto. Cosa ha fatto questo amico a Davide nel momento del bisogno? Ha alzato il suo calcagno contro di lui. In pratica gli ha dato un calcio nel suo fondoschiena. Gloria a Dio. In Giovanni al capitolo 13, al versetto 18, Gesù riferisce profeticamente a se stesso questo fatto. Egli aveva lavato, è vero, i piedi a tutti i suoi discepoli e quindi anche a Giuda, il traditore. E dopo questo disse: uno di voi mi tradirà. E per segnale intinse un boccone nel suo piatto e lo diede al suo intimo amico Giuda. Gloria a Dio, vediamo che fino alla fine, dice la scrittura in Giovanni capitolo 13, che Gesù, avendo amato i suoi, è vero, amò anche Giuda. E all'atto del tradimento, vediamo, quando Gesù ricevette il fatidico bacio, Gesù lo chiamò ancora amico, dicendogli: mi tradisci con un bacio. Gloria a Dio, vediamo che Gesù lo considerava Giuda ancora un suo amico. Gloria a Dio, Gesù gli aveva lavato i piedi, gli aveva dato un boccone da mangiare e lui che aveva fatto? Giuda se lo vendette, è vero, per 30 denari. Ma Gesù lo aveva predetto, aveva detto ai suoi discepoli: non tutti siete netti. Gloria a Dio, a niente è valso per Giuda Iscariota il lavaggio dei piedi. Il suo cuore era marcio. E dopo il boccone Satana entrò in lui ed egli andò per concludere il suo crimine, alzando il calcagno dei suoi sporchi piedi contro Gesù, tradendolo. Gloria a Dio, gloria al Signore. Oggi, purtroppo, come possiamo constatare ogni giorno, da quello che succede nella nostra società corrotta, vediamo come l'umanità sta attraversando dei tempi sempre più difficili. E la parola di Dio l'aveva previsto. Leggiamo in Secondo Timoteo capitolo 3, dal verso 1 a 5.
dice l'Apostolo Paolo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, traditori, temerari, gonfi, amanti dei piaceri anziché di Dio, eccetera, eccetera. Gloria a Dio. Nel nostro tempo ci sono molti, è vero che per avere successo e ricchezze materiali nel mondo si vendono addirittura la propria anima anche al diavolo. C'è chi per denaro è disposto a vendersi anche la propria madre, i figli, se stesso, il suo corpo. Gloria a Dio, come dice la parola di Dio. Il denaro, è vero, è radice di ogni sorta di male. E in questa società così corrotta, quelli che più ne pagano le conseguenze sono i più deboli e fragili, che poi, è vero, si ammalano di depressione. Gloria a Dio. Dio chiama a noi, sua Chiesa, a prendere visione dei campi di questo mondo, pronti ad essere mietuti, e andare nel suo nome con un cuore pieno delle sue compassioni. Amen. Che il Signore ci benedica.